A Villa Santa Maria riappare per la seconda volta la scritta Dux, Duce, riverniciata sulla roccia grazie a una decisione del sindaco che in passato aveva sollevato polemiche arrivate in Parlamento e nelle cronache nazionali. A denunciarlo allora la Camera dei Deputati, l'onorevole Camillo D'Alessandro, che oggi fuori dal Parlamento non rinuncia alla sua battaglia. D'Alessandro, si ripete una storia già vissuta? Purtroppo sì, e ha dell'incredibile la decisione del sindaco per la seconda volta di far riapparire una scritta che era stata cancellata dal tempo e dal disonore. Sicuramente non è un fatto positivo per la nostra comunità e credo che meriti la mobilitazione dell'indignazione di tutti. Lei anche nel 2019, quando era in Parlamento, fece un'interrogazione parlamentare. Sì, ho portato il caso in Parlamento, se ne occupò la stampa nazionale. Ad ogni livello c'è stata l'incredulità di questa scelta, perché noi stiamo parlando di una scritta impressa nella roccia dalla propaganda fascista. Non si tratta di architettura di quel tempo o di un fatto storico, quella era la propaganda, il che avviene tra l'altro in un'area territoriale dove è nata, cresciuta e ci ha liberato la Brigata Maiella. Ad uno sguardo dal sacrario della Brigata Maiella, penso che sia una specie di cosa che assomiglia alla vergogna. Nel 2019 andammo con una nostra troupe proprio a Villa Santa Maria, dove abbiamo ascoltato il sindaco Fenamore, attualmente in carica, ed ecco cosa ci aveva detto. Quella scritta non è stata scritta ieri, è lì dal 1940 e, come dire, è stata realizzata da alcuni cittadini villesi e ha segnato un periodo storico. Tutto qui. Qualcuno ha sostenuto, come l'onorevole D'Alessandro, che ho utilizzato uno stratagemma per ripulire la scritta. Non è così. Noi parliamo di una parete dove verranno realizzate 52 vie di risalita per rocciatori. Non so se la scritta porterà qualche rocciatore in più o in meno, francamente non sono interessato, volevo solo ridare a Villa quello che è di Villa. L'ANPI ha deciso di ricorrere a vie legali? Ma io ho letto il loro comunicato, valuteranno se ci sono gli estremi per un reato che nel nostro ordinamento si chiama apologia del fascismo. Io non mi occupo di denunce fisiche, ma di denunce pubbliche. Credo che questa sia l'occasione per una mobilitazione di tutti, fa bene l'ANPI ad andare fino in fondo. Bisogna sapere chi e perché è stata, chi ha deciso e perché, con quali soldi pubblici, chi ha realizzato, se è stato fatto in sicurezza e soprattutto se è un reato.